Siete? Sì. No. Allora, stamattina spieghiamo il verbo, una delle parti variabili del discorso. Cominciamo con dire che verbo. Avanti. Buongiorno professoressa, buongiorno ragazzi, state comodi. Le ho condotto le due nuove ragazzine, quelle di cui avevamo parlato qualche giorno fa. Una si chiama Simona, l'altra Anna. Le posso dire solo che Simona resterà in classe, Anna invece deve ritornare a casa perché deve sottoporsi ad alcuni accertamenti specialistici. Sì, preside, grazie. Va bene, sì. Allora, buon lavoro, arrivederci. Ma Simona entra, prendi posto dove vuoi. Noi stavamo parlando della forma passiva. Cominciamo col dire che il verbo può essere transitivo e intransitivo. Quando è che un verbo si dice transitivo? Qualcuno di voi se lo ricorda? Puoi sederti qui se vuoi, c'è un posto libero a fianco a me. Grazie. Finito. Passa su complemento oggetto. Che cosa significa? Faccio un esempio. C'è un posto libero accanto a me. Ti chiami Simone? Sì. Tu? Marco. Da dove vieni? Da qui? Sì, e tu? Da Bergamo. Ragazzi, un po' di attenzione. Nel caso invece del verbo intransitivo, l'azione rimane. Oggi vengo a casa tua a fare i compiti, ok? Che ne dici? Sai, forse è meglio di no. Ti devo confidare una cosa. Vivo con i nonni e sono un po' anziani e hanno sempre da ridire su tutto. E i tuoi genitori? Non ne ho idea, non li ho mai conosciuti. E a volte penso che quelli lì non siano i miei veri nonni. A volte è duro. Simona, io vado, tu che fai? Non vieni? No, io aspetto mamma, va bene, non fa niente, non ti preoccupare. Ci vediamo domani, ciao Marco. Ciao. A me è profondamente antipatica. Le servirebbe una lezione. Seguitemi.
Andiamo. Si è fatta la pipì addosso. Anche io la vivo addosso, vedete anche di me. Marco, mi hanno rubato il diario e... Non è stata colpa mia. Ho sbagliato. Non importa. Siamo amici.